Allora, ci troviamo al circolo velico di Castellammare con il consigliere di opposizione Vincenzo Ungaro. Vincenzo, perché stamattina per Castellammare? Buongiorno, innanzitutto abbiamo accolto l'invito che ci ha fatto il presidente dell'associazione per Castellammare, un invito a una partecipazione attiva alle società civile, alle parti politiche, alle associazioni per tornare a discutere di quelle che sono le problematiche della città. Ce ne sono tante, c'è tante carne a cuocere, quindi abbiamo avuto la possibilità di mettere sul tavolo alcune nostre idee, alcune nostre indicazioni da portare avanti per far rinascere e per contribuire alla rinascita della nostra città. Location splendida, anche se con questo freddo autunnale non sono state poi tante le persone che sono accorse, però quelle poche che sono venute e hanno fatto i loro interventi sono state molto agguerrite e pare che siano molte ma molto arrabbiate nei confronti di questa amministrazione che sembra che sia ferma al palo. Che cosa ci può dire in più di come si sta evolvendo la situazione in Consiglio Comunale? Sì, in effetti il fatto che ci siano state non tantissime persone è ancora una volta la testimonianza che molto spesso tra la società civile vi è rassegnazione rispetto alla non attività brillante dell'amministrazione comunale, quindi c'è una sorta di rassegnazione al dire che tutto va male e quindi ci si rassegna. D'altro canto, come contraltare, abbiamo avuto degli interventi molto forbiti nel merito e quindi che ci hanno ancora una volta sollecitato a prendere posizioni, a prendere le nostre giuste responsabilità rispetto a delle problematiche e quindi continuare come stiamo facendo in Consiglio Comunale a portare avanti delle battaglie per il bene comune. E si è fatto riferimento alla Fincantieri, si è fatto riferimento alle terme, si è fatto riferimento al dissesto idrogeologico, al decoro urbano e tutta una serie di problematiche che interessano la quotidianità. Pensa che ci possa essere ancora qualche altra iniziativa oltre questa in futuro? Beh, sicuramente questo potrebbe essere il seme di un lungo percorso fatto di iniziative di democrazia partecipata sul territorio. Nel mio intervento ho dato, ho posto l'attenzione su questo punto cardine, secondo me la democrazia partecipata deve essere il fulcro della democrazia e quindi le parti civili e le associazioni devono sempre di più partecipare con la loro presenza, le loro iniziative, le loro proposte, le loro idee a quelle che è l'amministrazione della città. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi, a voi grazie.